Beh, quest'anno abbiamo voluto riunire veramente diverse persone che sono protagoniste della poesia italiana, non soltanto in quanto poeti, ma in quanto operatori di cultura intorno alla poesia. E fra questi c'è sicuramente Massimo Silvotti, che oltre ad essere anche lui un personaggio molto poliedrico, non solo poeta, ma anche artista, saggista, drammaturgo. Per noi è particolarmente importante perché ha fondato e dirige tuttora il piccolo museo della poesia che c'è a Piacenza, tra l'altro in un posto bellissimo, una chiesa del Seicento sconsacrata, che è addirittura, per quel che risulta, l'unico museo nel suo genere non solo in Italia, non solo in Europa, ma addirittura in tutto il mondo. Quindi un museo della poesia non esiste se non a Piacenza ed è un primato, ancora una volta, tutto italiano. Oltretutto è anche promotore della propria poesia, della poesia altrui, di eventi di poesia. All'interno del museo si possono vedere moltissime edizioni e anche manoscritti di poeti contemporanei italiani che sono veramente delle rarità. È il caso, quando possibile, di visitarlo, fatelo tutti. E la sua poesia è una poesia a sua volta molto interessante perché è fatta da brevi squarci quasi lancinanti, come delle punte di lancia che ci vengono lanciate contro e in pochissimi versi rappresentano dei momenti estremamente significativi, topici, che fissano in fotogramma una dimensione esistenziale spesso feroce, ma che rappresenta i lati migliori e i lati peggiori di noi tutti e delle situazioni che viviamo in ogni circostanza. Prego, Massimo. Intanto grazie per questo bellissimo invito. Ho avuto dei momenti di autentica commozione, a volte motivati, a volte totalmente irrazionali, perché ogni volta che la poesia ci abita, e che abita anche altre persone, con emozioni e sentimenti magari differenti e divergenti, però avvertendo che c'è questa condivisione, questa cosa è molto importante per me. Mani di porcellana. Eravamo bambini colorati allora. La vita ci stuzzicava con occhi trasparenti come il vetro. L'aria frizzante dei cinematografi all'aperto e il contraltare dei treni impregnati di calzini e tabacco. Oggi la vita ci dà scacco matto. Rimango dentro casa, in attesa. Lezione di estetica. Questa è la poesia a cui sono più affezionato in assoluto. L'ho vista, rivista, ce ne saranno una trentina di varianti. Poi a un certo punto mi sono stancato e ho detto va bene, questa è quella buona. Lezione di estetica. Immaginarsi sasso nel fragrante fragore della pioggia. O radice, l'acqua che ti blandisce, rapisce questo senso estetico della vita di ieri, come la tastiera di un pianoforte, soppiantando
soprattutto quando è incline al silenzio. Memoria di Fustagno. Una porzione d'acqua in quel torrente di montagna e la casualità dei sassi. Chissà, un argine alle foglie? E io, memoria di Fustagno, aggrappato ai suoi occhi. Il sudore dei vetri. Omaggio a Flebas il Fenicio e l'atroce tenerezza dell'acqua, il fiume, l'annegamento, ho dentro le parole di Flebas, parole dette coi denti. Amico mio, vorrei espiare la terra quando assapora il sole, e allora i baci, come dinamite, esploderanno, rendendoci buoni. Bambina, questa tua poesia, una bambina che guarda appoggiata al davanzale la vita che scorre e l'afferra con gli occhi, ma sono biglie i suoi occhi e lei è soltanto una bambola.